Sport, in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. L'Alessandria Calcio torna a casa. Domenica alle 14.30 infatti affronterà il Prato al Moccagatta. Ricordiamo che a dirigere la squadra in campo non ci sarà mister Stellini perché è squalificato per 2 giornate dopo le intemperie dell'ultima partita a Monza. 2 comunicati per i tifosi. Innanzitutto si giocherà con 2 ore di anticipo, l'inizio è fissato per le 14.30. Inoltre, visto che lo stadio è aperto solo per la tribuna coperta e per la gradinata nord e ci sono difficoltà con le biglietterie, chi non ha già comprato il biglietto in prevendita e volesse assistere alla partita nella curva nord deve ripensarci, perché deve acquistare il biglietto assolutamente entro sabato presso i soliti punti convenzionati. La partita contro il Prato arriverà a pochi giorni di distanza da quella giocata a Monza, dove la squadra ha avuto un comportamento in campo complessivamente buono, come ci ha sottolineato mister Stellini. I ragazzi hanno giocato veramente un'ottima gara sotto tutti gli aspetti, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della determinazione, dal punto di vista della corsa, dal punto di vista della ricerca del gioco. Quindi sono ampiamente soddisfatto, visto anche l'avversario molto organizzato che avevamo di fronte. Ma sentiamo anche quali sono le opinioni di Bonino nelle dichiarazioni che ha rilasciato subito dopo la partita giocata a Monza per questo incontro che segue di soli 3 giorni, quella partita che è stata molto impegnativa anche dal punto di vista fisico. Sicuramente lascio della mano perché abbiamo fatto una buona prestazione, però sono convinto che se continuiamo a giocare con questa fame, con questa cattiveria, e sono convinto che arriveremo a toglierci delle belle soddisfazioni. Sono convinto che se lo spirito continua ad essere questo possiamo solo che fare ottime partite e sono convinto che i risultati arriveranno, perché comunque la squadra, sono convinto che sia forte, continuo a dirlo, e sono convinto che ci deve solo girare bene. Purtroppo adesso un episodio che ci ha fatto di nuovo gol della domenica, tirato da fuori, alla messa all'incrocio, cosa devi dire? Anche perché fino a lì non avevamo fatto un tiro in porta allora. Quindi io sono convinto che se continuiamo così non possiamo che far bene. Ok, grazie. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Il meteo, in collaborazione con... Immaginate di essere al caldo nella vostra casa. Immaginate un modo più intelligente per riscaldarla. Immaginate un modo più economico per riscaldarla. Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo. Ecco il modo più intelligente ed economico per riscaldare la tua casa. I vantaggi che ti offriamo con la caldaia a pellet RTB sono la pulizia della cenere ogni 6 mesi, assistenza entro le 24 ore e garanzia per 10 anni. Eseguiamo installazione e gestiamo l'incentivo del conto termico. Vuoi maggiori informazioni? Punto Fuoco, a Tortona sulla Circonvallazione. Cinzano compie 260 anni e per celebrare questo traguardo si regala una mostra a Torino nel Museo Nazionale del Risorgimento. Dal 5 ottobre al prossimo 14 gennaio nelle prestigiose sale saranno esposte al pubblico le più famose illustrazioni, manifesti d'epoca, bottiglie e oggettistica vintage del brand divenuto un simbolo nella cultura del bere italiano e internazionale. Cinzano, che è il brand che ha una storia più lunga all'interno del gruppo Campari.
Quindi l'occasione di farlo qui a Torino, che è la città che ha dato i natali sia alla marca ma anche alla famiglia fondatrice. Per rafforzare il legame tra la storia e la città di Torino e il marchio Cinzano, abbiamo deciso proprio di mettere sull'etichetta lo stemma storico del 1757 della famiglia. Una storia cominciata nel 1568 e che ha trovato le vette più alte nell'Ottocento con l'apertura di una bottega per la produzione di vermut, liquori e vini e che l'ha portata ad essere l'azienda fornitrice della Casa Reale Sabauda, presenti nella mostra anche bottiglie d'epoca. Sono in esposizione una bottiglia del 1810 e una bottiglia del 1852 con altre bottiglie dell'inizio del Novecento e degli anni Sessanta, che raccontano un po' la storia dell'evoluzione di questo prodotto, del packaging, dell'etichetta, ma che ci raccontano anche una grande voglia di conservare la memoria e di mantenere un filo conduttore anche sui prodotti attuali. L'immagine guida è la donna adagiata sui grappoli d'uva dell'artista Leonetto Cappiello. La materia prima della produzione di vermut e vini spumanti diventa protagonista insieme alla donna ambasciatrice dei prodotti del brand e con loro i 26 manifesti d'epoca restaurati. L'emozione che questi manifesti e della loro forza iconografica straordinaria hanno di trasferirti il senso di un'epoca.